Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect 96 che vi parla. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento della quale ho molto da dire. Non ci avevo mai fatto un video specifico in questi casi, però insomma voglio raccogliere in questi minuti una cosa che veramente mi ha fatto imbestialire e mi fa imbestialire tuttora. Allora ragazzi, per prima cosa volevo dirvi che come speciale 10.000 iscritti apporterò una grossa novità e la saprete ovviamente più avanti. Allora, questo video tratta un argomento molto semplice. Miki, tu non sei pro. Allora, questo argomento è basato su parecchi messaggi che mi sono arrivati in passato, ma è stato colmato da un ultimo che mi è arrivato. E siccome io mi dicevo sempre, dai Mirko, non fare un video di sto genere, tanto vabbè, stavolta veramente voglio tirarmi fuori tutto perché io credo che il concetto di bravo giocatore rispetto a un altro non è così semplice da attribuire. Quindi io ho parecchio da dire. Allora, innanzitutto mi veniva contestato il fatto, ragazzi, che io, avendo uno spropositato numero di iscritti rispetto alle scorse community e comunque anche adesso che siamo vicini ai 10.000, io in pratica non sia un gran giocatore, nel senso che io non ho gran nome. La gente non è che mi conosce perché sono bravo, ma perché faccio video. La cosa non mi interessa più di tanto, però comunque fa riflettere. Però non ci si ferma solamente qui. Mi è stato accostato veramente tante volte per questo fatto l'aggettivo nabbo oppure re dei nabbi. Perché per appunto io non ho fatto granché di risultati. E non mi vergogno nel dirlo. Però io ho qualcosa da dirvi. Qualcosa da dirvi io adesso ce l'ho. Allora ragazzi, io non ho fatto tanti tornei grossi. Non ho fatto tanti tornei grossi, ho fatto un ICS e un nazionale. L'ICS non potevo fare di più, in nazionale ho avuto una beffa e ci sta. Quindi tutto sommato qualcosa sotto sotto c'è. Credo di non essere un giocatore da buttare via, ecco. Ovviamente tralasciando tante cose che mi tengono legato alla vita normale di tutti i giorni, che quindi non mi permettono di approfondire Yu-Gi-Oh! Allora, un ICS, ripercorriamo i miei tornei molto velocemente. Allora, io ho fatto tre regionali, mi sembra. Il primo, Dark World in un meta con Mermaid, Firefist, Spellbook, Macro Rabbit. Ditemi voi come è riuscita a fare top in un meta del genere. In un regionale di Bologna, comunque, perché di Mermaid ne ho beccati due. Ho perso da uno Spellbook. Insomma, con Dark World, ragazzi, non è tanto facile fare top in un meta del genere. Poi spostiamoci un po' più avanti. Porto Ieratica, un ICS con Monometa Dragon Ruler. Spiegatemi voi come fate a fare top in un meta del genere. Allora, di certo i metodi c'erano, però ovviamente non è per niente facile questi mazzi. Cioè, io intendo dire con questo che non è per niente facile fare top con questi mazzi, anzi, per non dire quasi impossibile. Poi spostiamoci un po' più avanti. LS al nazionale. In un meta vario, ma comunque non favorevole a LS, perché c'erano tanti altri mazzi, i supporti non c'erano, quindi un'altra cosa che ricadeva su di me. Faccio un 6-4, io tendenzialmente anche un 7-3, io lo considero un 7-3 solamente sulla carta è un 6-4, quindi lasciamo perdere. Poi in Arpia, in un meta Burning Abyss, Shadow, Satellar Knight e Cliport. E ho già detto tutto. Allora, ragazzi, ora spiegatemi voi un secondo, quanta gente riesce in meta del genere a fare top con i mazzi che ho io? Spiegatemelo un momento. Allora, questo video non è per screditare nessuno, però io voglio semplicemente dire a queste persone che dicono tu Mirko non sei forte, tu Miki non sei un pro. Allora, a queste persone chiedo, prima cosa, tu chi sei innanzitutto? Che persona sei? Nel senso, quanti risultati buoni hai fatto?
Con chi li hai fatti? Dove li hai fatti? Con che mazzo li hai fatti? Contro chi hai vinto? Queste sono le cose che voglio chiedere innanzitutto. Perché, ragazzi, molte persone che mi accostano questi aggettivi sono persone che giocano i classici T1. Capito il discorso? Ed è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Perché analogamente è come se noi in un circuito di in una pista per le corse di macchine mettiamo in una stessa gara una Fiat Panda con delle Ferrari. Avreste voi il coraggio, cioè avreste voi la faccia tosta di andare a dire, guidatori di Ferrari, a quello che guida la Panda, tu sei uno scarsone a guidare? Tu arrivi sempre ultimo? Avreste veramente la faccia tosta? Spiegatemi un secondo, no, perché ragazzi, ditemelo se avete la faccia tosta. Perché queste persone che si credono forti giocano i T1, ok? Giocano mazzi forti, che molto spesso costano. Allora io dico, tu persona puoi crederti forte quanto vuoi, trassate, non trassate, carte piegate, non piegate e cazzate varie lasciate a parte, siccome ci sono state altre discussioni di questo genere e di questo non parliamo. Tu ti puoi credere forte, ma almeno abbi la decenza di non giudicare. Questo chiedo, ragazzi, perché il vostro modo di giudicare non ha un briciolo di cervello. Perché allora, ragazzi, se voi vi credete forti, allora ripercorrete il mio stesso cammino, giocate i miei stessi mazzi a tornei seri, abbiate il culo che c'ho io, andate con un mazzo che sta due spanne sotto in tornei dove ci sono mazzi che ti aprono il culo, vediamo quanto siete forti. Confrontatevi mettendo sulla bilancia due piatti che hanno lo stesso peso, perché se tu, persona che mi giudichi, giochi Necroz, Shaddoll e mi dici ah, io ho fatto top e tu sei uno scarsone, potrei darti retta se su 20 tornei tu mi fai 10 top portando Necroz e io portando Necroz su 20 tornei ti faccio top a 1. Allora lì mi faccio due domande. Ma se io, ragazzi, porto un mazzo che sta sotto e non gioca praticamente, non vince, perché io comunque desidero divertirmi per prima cosa, perché io credo che se tu ti vuoi divertire veramente, la vittoria comincia a contare di meno. Però, ovviamente, io, ragazzi, cioè, non mi giudico un pro player, nel senso, non mi giudico un player che. Nel senso, mi guardano e mi dicono: ah, tu sei quello che vince questo, questo, questo. Io sono un player normale, nel senso che con le carte che ho cerco di vincerla la partita. Non pensiate che io gioco alla cazzo di cane. Gioco alla cazzo di cane quando sono con gli amici e mi voglio divertire, almeno lì. Però, persona, tu giudichi? Allora, io gioco Arpia in un meta dove c'è Burning Abyss che si fa più uno assurdi. Satellar Knight che va subito in più uno e chiude. Sempre con guadagno carte, se, guadagno, cioè guadagna sempre risorse. Shaddoll che se ti tira Vinda o vedi Steric Party o hai chiuso. E Cliport, beh, bene o male lì ce la si può anche fare, ma se ti tira Tower, anche Arpia fa abbastanza fatica, ragazzi. Benissimo, allora tu, grandissimo pro player, gioca il mio mazzo, vai al mio stesso torneo, vai contro mazzi seri. Vediamo quanto riesci ad andare più in là, perché se tu veramente ti vuoi mettere in confronto con me, devi anche metterti su uno stesso piano. Tu, cioè, io veramente mi sembra di parlare Argo, mi sembra di parlare da Marte, perché ragazzi, cavolo, io non penso di dire delle eresie, che se tu veramente vuoi comparare due giocatori, devi comunque metterli allo stesso posto. È chiaro che adesso da sto discorso non si può dire, non si può dire, ah, allora Miki tu sei pari alla bravura di Zoppini. No, mai, mai, cioè io sto sottoterra, ma proprio mi dovrei ficcare la testa sotto la sabbia, subito. Però questi sono casi molto più rari. Nel senso, fare un confronto con un pro player di livello mondiale. Ma
Io parlo per il restante 98%, perché un 2% dei giocatori, che sono sempre quelli che sentite molto spesso ai tornei, allora è chiaro che lì veramente c'è un gran distacco. Ma io parlo per il restante 90% dei player, che si crede fortissimo perché ha il T1 e va a dire: ah, io sono forte rispetto, sono più forte rispetto a te che giochi T2. Ma tu non è che fai, cioè tu fai schifo perché non fai il result. Però andiamo ad esaminare la sua situazione. Ha un mazzo inferiore, non è un bimbo Nutella che sta sempre attaccato su DN. Testa al livello di dire: questa carta fa schifo, questa carta ci va, e cose così. Non vuole spendere tanto. Allora, vedete ragazzi, queste sono tutte cose che bisogna tenere in considerazione. Se tu mi vuoi venire a dire che faccio schifo, allora da adesso, domani, cominci ad andare a tornei seri, parliamo anche di CS nazionali, cominci a portare Firefist, cominci a portare LS, cominci a portare Arpia e vediamo quanto vai là, vediamo quanto vai là. E vorrei pure vedere contro cosa vai. Perché ragazzi, molte di queste persone che giocano T1, sapete poi cosa fanno? Dicono: ah, quando poi gli dici: ah, ma per me il gioco, cioè, come vi ho detto un'altra volta, per me il gioco dovrebbe essere più equilibrato. Perché poi questa qui è la gente che si prende paura, che prega i santi, che i pro player che conoscete voi, che si sentono spesso, di beccarli magari in top e dici: vabbè, l'ho preso in top, ho perso, ma intanto ho vinto qualcosa. E invece no, da qui nasce una diramazione in due parti, nel senso, i mazzi che hanno carte ultra secret e che comunque, ovviamente riorganizzando un attimo le rarità, che non ci vuole niente riorganizzarle da capo a piedi, determinati mazzi giocano in un torneo e altri mazzi giocano in un altro. E poi lì sì che vedremo la bravura. E poi lì sì vedremo chi è più bravo. Perché se giochiamo con mazzi pari, tu veramente hai la stessa probabilità di vincere che invece di utilizzare un T1. No, perché questa qui poi è la gente, ragazzi, che fa la furba. Sapete perché? Perché poi loro dicono che sono forti, perché approfittano del fatto che per i primi 2-3 turni ti puoi beccare un mazzo random, perché tutto viene messo in un unico torneo. È come dire che tutte le macchine di qualsiasi cilindrata vengono messe in un circuito e si fa la gara. Cavolo, in prima posizione c'è una Bugatti, dietro all'ultimo posto c'è una 500. Ah, bravo, sei forte, sei forte. Cavolo, allora, oppure facciamo il ragionamento contrario. Io mi alleno quanto te, io gioco i tuoi stessi mazzi e vediamo se veramente non riesco a fare top neanche con quelli. Ma siccome in queste due situazioni nessuna di queste persone che mi ha insultato pesantemente, ma io parlo di tutto l'esercito, ragazzi, perché ragazzi sono sulla bocca di tutti. C'è molta gente, cioè, ci sono delle persone che dicono: ah, io sono perseguitato dagli insulti, quando in realtà gli insulti non sa cosa sono, perché io, ragazzi, sono sulla bocca di tutti per avere dei nomi dietro, per avere delle offese dietro sui gruppi di Facebook. Ah, mi ricordo anche che avevo detto che avrei contattato gli admin dei gruppi, perché tutte le volte, perché c'è stato un periodo che ogni giorno trovavo un post fatto per flemmare contro di me. Stranamente, dopo che l'ho detto, sono sparite queste cose. Io comunque, ragazzi, gli admin ce li ho ancora, cioè ancora ho il contatto aperto, perché io contatto subito, perché bisogna rispettare un attimo le regole, ragazzi, bisogna anche rispettare questa cosa. Sei veramente così forte come dici, allora smettila di portare i T1, vai con i T2 e fammi vedere quanto sei bravo, dai. E poi andrò a leggere 0-4 drop, e poi sarò io lì a prenderti per il culo. Ma scusami un secondo, adesso parlo a voi, ragazzi, cioè parlo proprio a te. Allora, anche sto fatto, ragazzi, di mettere tutti i mazzi, cioè di mettere... Allora, ma poi perché io mi sgolo per un gioco equilibrato? Perché qui, ragazzi, la bravura non c'è.
Qui la bravura non c'è, cioè tu la bravura la devi tirare fuori nei momenti decisivi, ma tu la bravura la devi tirare fuori sempre, perché se tu la devi tirare solamente in una partita e malgrado magari ti capitano le carte buone, ah beh, per una volta il mazzo ti è girato come si deve, ma se avessi beccato più volte un mazzo serio avresti sicuramente perso. E quello che dico, ragazzi, stavo leggendo, ok, quello che dico è che se tu persona hai così paura, per dimostrare che veramente sei forte, tu per tutto un torneo devi andare contro gente che ha il tuo stesso mazzo, che ha la tua stessa, che ha la tua stesso, cioè che ha un mazzo di pari potenza, che ha degli elementi all'interno del proprio deck che gli permettono di fare giocate più forti di altri, ma vanno distinte queste due cose. Cioè andrebbe fatto un formato dove Satella, Shaddle, Cleeport e cazzate varie giocano da una parte, mentre Pugile Indomito, Mecha Phantom Beast, LS, Firefist giocano da un'altra parte. Perché così tu che ti credi forte, che ti piace tanto giocare T1, te ne vai nel tuo torneo e tutto il torneo tu giochi contro gente seria, contro gente forte italiana o straniera, tedeschi, italiani che siano. Così veramente giochi con gente seria e non mangi e non marci su gente che porta mazzi più deboli, perché per l'appunto nella mia situazione, o simile, perché a volte sono anche casi umani questi, e vediamo quanto sei forte. Vediamo quanto sei forte. Ovviamente ci sono player che sulla carta sono molto più forti, ma sono di un altro pianeta rispetto a me, giustissimo. Però c'è una fetta di persone che si crede più grande di me solamente perché fa top ai regionalini con il mazzo forte. E io sono sicuro, ragazzi, che appena cominceranno a portare, e se avranno le palle lo faranno, perché io vorrei vedere, voglio vedere contro che mazzo vanno, contro che, in che tornei vanno. Venite al regionale di Bologna con un mazzo T2 e vedete che culo vi fanno. Venite pure. Siccome vi credete tanto forti, coraggio, vi sto aspettando. Poi andate contro i T1 e vedrete che divertimento ci troverete a giocare contro un mazzo che vi apparecchia tutto e voi giocate una cartina e dite passo. E poi voglio vedere se mi capirete quando dicevo che io vorrei un gioco essenzialmente più equilibrato, oppure distinto. Distinto in due parti. Io non credo di stare dicendo delle cose aliene, delle cose irrealizzabili, sono cose giuste e buona. Se avete da ridire, non siete d'accordo su questo, me lo venite a dire qui, sotto a questo video, me lo dite, è buona. Non è che vi nascondete dietro a un computer, vi fate vedere in faccia e basta. Non abbiate paura, perché dietro a un computer sono tutti buoni. Venitemelo a dire in faccia. Non andate sui gruppi di Facebook, venite qui, venite qua sotto e parliamo, discutiamone. Tu veramente ti senti bravo a giocare in un torneo dove ci sono solo bambini? Vai a giocare contro gente che è al tuo livello. Cioè, veramente, ragazzi, io non lo so, io non lo so. Sono incazzato nero, ma questa è una cosa che mi fa imbestialire, perché davvero, cioè, allora, io ve l'ho detto, non sono un grandissimo player e va bene. Però sono sicuro che in determinate date certe circostanze, queste alcune lacune che ho io, spesso determinate anche dal mazzo, si fanno accentuare. Poi ne vado di mezzo io, come ci va di mezzo tantissima altra gente che è nella mia situazione. Perché ragazzi, voi magari non lo sapete, ma tra queste persone, e io non mi reputo tra queste, magari ci sono dei talenti nascosti. Ci sono dei talenti che possono fare il futuro di Yu-Gi-Oh! Magari tu, persona che stai giocando un T2, avendo questo gioco e magari mi stai dando anche contro, carissimo, magari tu sei un talento che è nascosto dal fatto che giochi in meta dove ci sono mazzi più forti dei tuoi, dove non c'è storia e cose così. Essenzialmente il messaggio è: ti credi forte e dai, e ti credi forte va bene. Sei liberissimo di dirti che sei forte, ma
dai del debole e dello schifoso a qualcun altro. Benissimo, mettiti nella sua stessa situazione. Vediamo quanto vai più in là. Dimostramelo. È da lì che posso imparare. Dimostrami che vai oltre, ma molto più in là. Non che fai un posizionamento buono una volta e dici, ah beh, buona. No, deve essere continua la cosa. Perché se no, magari mi gira il mazzo buono anche a me una volta e faccio il risultato buono anch'io. Quindi ragazzi, veramente, è un discorso che volevo fare, l'ho fatto, adesso mi sono tirato tutto fuori. Ditemi sotto qua nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e ditemi veramente cosa ne pensate di questo discorso. Io ragazzi non voglio avere commenti del tipo amici, non ti preoccupare delle offese, sono solo dei coglioni. Le offese, guardate ragazzi, io me ne infischio. Io semplicemente voglio, veramente, quello di cui mi preoccupo è che la gente capisca che sta facendo un errore, che se la sta, cioè che sta in realtà, cioè sta facendo una cosa quando sa che ha già vinto. È facile così, è facile. Ma vedrete che vi smerderanno prima o poi. Da Michi Perro 96 è tutto, alla prossima, ciao!